Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio della Challenge Lock a Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo attraversato la grotta di mezzo per giungere ad Azalina e per poi salvare gli Slowpoke, appunto nel pozzo Slowpoke, che erano stati rapiti dal Team Rocket. In questo episodio ragazzi la challenge sarà molto particolare, mi è stata consigliata nello scorso episodio, ed è: potrai catturare solo Pokémon che avranno una parte del corpo di colore nero. Non penso che servano spiegazioni, questa challenge ha raggiunto tipo 10 mi piace, una roba del genere, e quindi mi sembrava giusto proporla, anche perché ragazzi è molto molto interessante, molto molto carina secondo me. Anche perché effettivamente challenge riguardanti le catture, a parte il primo episodio, non le abbiamo mai fatte, e quindi mi sembra giusto riprendere un attimo, visto che adesso abbiamo un team abbastanza completo, perché nello scorso episodio abbiamo catturato Sage e Blur Sage, al quale tra l'altro avrei dovuto già da tempo dare il Miracle Seme, che gli aumenta la forza delle mosse di tipo erba. Bene ragazzi, in questo episodio ovviamente non ve lo sto a dire, ma ve lo sto dicendo, quindi in teoria ve lo sto a dire, andremo ad affrontare la palestra, e quindi senza ulteriori indugi catapultiamoci qua dentro. È randomizzata, quindi non ci preoccupiamo del fatto che sia di tipo coleottero. In questo episodio, se troviamo dei Pokémon con le parti del corpo di colore nero, avremo a disposizione due catture. Questo vuol dire che potenzialmente, penso almeno, sì più o meno, questo vuol dire che potenzialmente potremo completare il nostro team. Ovviamente poi dipenderà effettivamente da come andrà l'episodio. I Pokémon di tipo coleottero si evolvono presto, diventando forti in breve tempo. Peccato che tu non hai Pokémon di tipo coleottero, e che soprattutto un Pokémon di tipo coleottero non diventa tipo mai forte, ma questi sono dettagli. Chatot contro il nostro Sage. Ragazzi, il capopalestra, se non sbaglio, ha il miglior Pokémon al livello 17, non vorrei sparare una cavolata, ma dovrebbe essere proprio quello il livello. E tra l'altro mi avete fatto notare che l'abilità di Blur è tipo quella che gli impedisce di avvelenarsi, che però, cioè, lui potrebbe già non, cioè, già col suo tipo non potrebbe avvelenarsi, e quindi in sostanza è l'abilità più inutile di sto mondo. Velocizziamo un pochino questi allenatori. No, Anticura, sei proprio un infame. Nel frattempo Miracle Seme ci aiuterà un sacco secondo me. E boh, provo un acid. Ritorna. Ok, è stato un infarto abbastanza pesante. Vai di acido. Non tentennare, ma... Ok, perfetto, ci siamo. Parassisseme, muori. Oddio, abbiamo già rischiato al primo allenatore. Figuriamoci al capo palestra. Io non oso immaginare. Tra l'altro dovrei aver preso un po' di pozioni. Sì, ne dovrei aver preso una cosa come due. Sì, lo so, ero in vena di spendere tanti soldi, davvero. Ok, perfetto, avete visto che li ho allenati comunque fino al livello 15 per il semplice fatto che il nostro miglior Pokémon, ossia Blur, Fuji, e anche comunque il nostro amatissimo e fortissimo, abbiamo visto nello scorso episodio, all'azione, io sto allungando la frase perché non mi ricordo il suo nome, Wall-E, sono comunque di livello molto alto, e quindi per compensare un pochino la differenza di livelli con gli altri Pokémon, in questo episodio utilizzerò principalmente Dragonair e Chikorita. Ok, non avevo realizzato il fatto che fosse una battaglia in doppio e che avrei dovuto mettere Blur davanti. Comunque abbiamo Fuji e Sage. Tra l'altro mi dovete ricordare ragazzi, scrivetelo nei commenti per ricordarmi, che devo cambiare il soprannome a Fuji e metterlo in minuscolo. Detto ciò, provo un pestone così di arroganza su Dragonair, che in teoria dovrebbe morire perché è comunque un Mewtwo il nostro. E infatti è così, io nel frattempo sboccio acqua minerale, come direbbe un noto cantautore italiano degli anni 80. Perché la ROM si deve bloccare? Mannaggia, mi è già successo prima, che nervoso. Oh, ok, è a casa. Siamo a 3 minuti, perfetto, stiamo andando at swallowed vele, non so come si dica in inglese, però vabbè, dettagli. Io non capisco perché devo drogarmi e fare sti parallelismi assurdi. Nel frattempo, allora, a parte il fatto che abbiamo dimenticato di battere quello lì, ma qualcosa mi dice che non lo batteremo e rimarrà lì per sempre solitario nella sua solitudine. Perché giustamente uno non è solitario nella sua solitudine, no. Vabbè, detto ciò, sì, sono io quello che ha fatto tornare gli Slowpoke. Venerami, hai un Finneon, sei un cancro del mondo Pokémon, devi morire.
A casa, perfetto. Spero che la facecam si veda bene perché sono seduto come uno spastico su sta sedia. Vuole imparare scudo acido, no? Ragazzi, sto notando come Blur e Whipping Bell e Whipping Bell, ciao, e Sage stiano imparando esattamente le stesse mosse. Ora, io penso di aver... di non aver compreso qualcosa di questa futile esistenza. Perché... allora, fermi. Ma... ah, no, no, ok, perfetto. Non mi ero accorto effettivamente che ci fosse quella... cioè, vabbè, insomma, avete capito, no? Allora, fermi. Ora dovremmo esserci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se io tiro giù quella, sì, ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, giù questi. Andiamo da quell'allenatore, scusate, dalla leva lì. Tiriamo giù la leva e siamo finalmente arrivati dal capo palestra. Ossia Raffaello, se non sbaglio, si chiama. Senza se non sbaglio, sono sicuro che si chiami Raffaello. Ok, perfetto, eccoci qua. Allora, i Pokémon sono tutti curati. Sì, siamo pronti per prenderlo a schiaffi sul retino proprio. Vai, Blur. Ok, allora, io, a parte il fatto che ho il terrore di non trovare né una pietra lunare né una pietra foglia per evolvere quei due Pokémon, però mi fido abbastanza di Blur, soprattutto più di Blur che di Sage, devo dire. Nel frattempo parte la sfida di Christine, bambino ricco, cioè nel senso perché lui ha molti soldi e... bruciapelo. Io non ho neanche idea di che mossa abbia fatto, penso inibitore, quindi vabbè, tanto non avrei fatto nulla comunque... Proviamo uno sporco lancio, così di cattiveria. Io ricordo, ragazzi, che in Pokémon Soul Silver, quando portai sul canale Pokémon Soul Silver, questo allenatore fu una bestemmia per i miei occhi. Mi fece 5 critical di fila con il suo... cosa ha fatto? Ok, ma ha scopiazzato la mossa, non ho letto. E, con il suo Scyther. E tipo è uno dei momenti più belli del canale. Vi lascerò l'episodio in descrizione per andare a vedere quella figata di video. Perché veramente, lasciate stare l'audio e tutto il resto, facevo ancora schifo. Aeroassalto, aia, questa mi sa che è stab pure. E lui è a livello 17, aia. Questo qua tra l'altro dovrebbe essere il suo Scyther in teoria. Non vorrei sparare una cavolata, ma tecnicamente dovrebbe essere il suo Pokémon migliore. Ora, secondo me con un acido ce la facciamo. Anche considerando che poi va giù col veleno, mannaggia lui, non è vero. Io perché faccio sti calcoli? In matematica c'ho 0 di media, devo stare zitto e non fare sti calcoli. Ecco, guardalo. Guardalo se non si cura. È ovvio, ci mancherebbe altro. Ho fallito, vero? Sì. Proviamo un cova uovo così ci ristoriamo la vita. Mamma mia, ragazzi, già sto andando in difficoltà, sto andando in confusione, mi sta... ok, sta facendo aerocolpo. Non dovrebbe essere una mossa così pericolosa. Colpisci con sporco lancio. Dai, Blur, minchia, che sofferenza però allenarti. Dio. Aero attacco, non più di metà vita. Ok, per fortuna abbiamo la fango pece. Colpiscilo, ok. Non lo so, fai un critical qualcosa. Merda. Allora, mandalo giù. Ok, perfetto. Temevo che quell'aerocolpo mi avrebbe buttato giù totalmente aeroattacco, scusatemi, non aerocolpo. Temevo che mi avrebbe buttato giù totalmente, invece siamo riusciti a mandarlo a casa prima noi. Blur recupera un po' di vita, perfetto. Tra l'altro dopo questa battaglia, raga, c'è quella col rivale che è un inferno. Ok, tanto Blur non ha più particolari mosse, quindi proviamo a mandare Sage. Allora, crediti di tipo roccia erba, quindi forse mi conviene utilizzare dei foglie lama. Ma se io tipo facessi sonnifero? Ok, perfetto, a dormire, grande così. Vediamo un po' cosa riusciamo a farti. Foglie lama e vai a casa, ti prego. Da urco giù, no, che è? Questo mi mangiucchia, sta rosicando, mi ha rosicato Sage, ma che cosa? Mi ha mangiato la pelata del saggio, non lo so, impazzito. Allora, fermi. Fatemi capire chi ha delle buone difese qua. Fuji, vero? Sì, Fuji. Ok, sono abbastanza costretto a mandare Fuji, non ho molta scelta, ragazzi, perché è l'unico che potrebbe reggere abbastanza bene sto attacco. Questo qua deve avere un attacco della Madonna, tra l'altro, non oso immaginare. Aumentami l'attacco... era meglio se mi avesse aumentato l'attacco fisico, penso almeno. Ok, perfetto, però lo reggiamo bene. Proviamo uno spaccaroccia, anche se non penso di buttarlo giù, però è l'unica mossa che... esatto. Pugno spine. Oh, cazzo, questo è pure stab. Spaccaroccia dovrebbe andare giù, perfetto. Ce ne manca uno.
Pensavo sinceramente di aver vita più facile. Pensavo di aver vita più facile, siamo circa 10 minuti. Penso di arrivare, cioè vorrei più che altro arrivare a Fiordoropoli in questo episodio. Così arriviamo nello stesso punto in cui siamo in Pokémon Crepuscolo che sto portando sul canale in questo periodo. Nel frattempo il destino ci è favorevole, ci manda in campo Sandshrew, contro il quale non dovremmo avere particolari problemi utilizzando Pestone. Invece... Tentenna, vabbè che a parte il fatto che un Sandshrew non penso che potesse crearmi chissà quale problema, però ragazzi ce l'abbiamo fatta, battuto Raffaello. Hai avuto la meglio, come lo vogliate chiamare, insomma, Raffaello, Cristine, insomma, questo qua c'è evidentemente delle crisi di identità che lo portano a cambiare nome. Strabiliante, conosci proprio bene i Pokémon, la mia ricerca va approfondita. Ok, hai vinto tu, ecco la medaglia. Medaglia Alveare. Cioè, Alveare, Alveire e Alveire, dal famoso verbo alveare che vuol dire possedere degli alveali, dei... Controlliamo l'MT che è meglio. Capocciata! Cioè... no, zitto. Io raga ho paura veramente per la vostra incolumità mentale in questo momento. Nel frattempo ho sbagliato tipo tantissimo. Ok, perfetto. Andiamocene, evitiamo di fare battute su cose varie. Devo chiudere, dovrei giocare raga con gli occhi chiusi, così almeno evito di fare battute del cavolo. Ok, siamo usciti dalla palestra, siamo a 11 minuti e mi crollano le cuffiette. Io tra un po' me le saldo con il cazzo di saldatore, quello che si vede nelle 1000 degree challenge con il coltello, ve lo giuro. Questo video lo chiamo 1000 degree knife versus creepy stories. No, non creepy stories, perché lo stories l'ho tolto, attenzione, mi devo ricordare. Ok, ci vorrà un pochino prima che io mi abitui al fatto di averlo levato dal nome. Nel frattempo, ragazzi, prepariamoci perché parte la battaglia con il Luke. Devo doppiarlo. Dimmi un po', è vero che il Team Rocket è ritornato? Cosa? Tu l'hai battuto? Non farmi ridere. Non stai scherzando? Allora, vediamo quanto vali. Parte la sfida con Luke. Vediamo un po' cosa riesce a fare il nostro eroe, veramente incredibile, Rocket. È diventato un breeder, cioè un allevatore Butterfree, che evidentemente alleva farfalle. Forse mi conviene switchare. Il problema è che... mandiamo Wallira. Porco... Sparatemi nei coglioni. Allora... Proviamo un velo in puntura. Io spero. Lo sapevo che avrebbe avuto una mossa del genere. Guardalo. Guarda, se non tentenno. Fisso. Velo in puntura. Ok, siamo nella merda. Mandalo giù. Due. Questo è un bel problema. Questo è un gran problema. Ether Lama. Ok, ha fallito. Non crittare. Ok, non tentennare. Mannaggia! Dai! Ok. Io ce l'ho nel culo. Ce l'ho nel culo, mi è morto Sage, raga. Mi sa che mi è morto Sage. È morto Sage. Mannaggia lui. Questo qua cosa avrà avuto? Trappo arena, immagino. Vaffanculo. Allora vabbè, Pestone a casa. Ok, perfetto, livello 19 per Wally. Vediamo un po' chi hai ancora. Chingling. Ah giusto, è vero, lo starter effettivamente me l'avevo rimosso dall'esistenza. Vai di Pestone di nuovo. Tanto in questo episodio non abbiamo il problema di utilizzare tre volte di fila la stessa mossa, cioè di non poter utilizzare più che altro tre volte di fila la stessa. Claydol, ok. Merda però raga, io avrei voluto tenerlo Sage, perché comunque è un Pokémon buono e soprattutto ci mancavano dei membri nel team. Ok, calma, perché io sto andando convinto, però effettivamente Wally ha poca vita, quindi switchiamo e andiamo Fuji. Falso finale, ok, finché mi usi falso finale a me va benissimo. Proviamo un Pestone. Ok, gli fa abbastanza. Fangata, complimenti. Bravo. Eroico, cazzo, eroico. Perfetto, livello 20 per Fuji.
Quasi livello, secondo me, 19 per Wally, abbiamo sconfitto il Luke. Odio i deboli. Pokémon allenatori non fa differenza. Sarò fortissimo e schiaccerò i più deboli. Vale anche per il Team Rocket. In gruppo sono forti, sì, ma presi uno per volta non valgono niente. Li odio tutti. E tu stammi alla larga. Se vuoi mettermi i bastoni tra le ruote, te la vedrai molto brutta anche tu. Palesemente, raga, di cultura Team Rocket Silver. Infatti suppongo lo sappiate tutti, ma Silver è il figlio del capo del Team Rocket, ma ha palesemente un atteggiamento da membro del Team Rocket. Nel frattempo, ragazzi, purtroppo è morto Sage, non lo vedete più. Sì, Sage si è ristabilito proprio tutta la vita. Figliolo mio, è stato bello finché è durato, cioè 15 minuti da adesso. Grande Sage, un eroe. Peccato, raga, perché è stato sfortunato, va detto. Non se lo meritava, purtroppo, di morire così. Però il destino, purtroppo, ha voluto, ha sentenziato che la sua morte fosse imminente. Prima di proseguire, anziché parlare a vanvera come mio solito, andrei a prendere un po' di Pokéball, visto che dobbiamo catturare dei Pokémon. E fino a lì c'eravamo tutti. Ma soprattutto dobbiamo catturare dei Pokémon neri, e si sa che i Pokémon neri sono i più stronzi in assoluto. Ovviamente, ragazzi, la regola si va a sommare a quella della Nuzlocke, quindi se il primo Pokémon non dovesse avere nessuna parte del corpo di colore nero... Hai appena finito? Grazie, la peso ball, benissimo, se incontro un Pokémon ciccione la utilizzeremo sicuramente. Dicevo, non mi ricordo più, se la prima cattura non dovesse essere nera, ovviamente non ne rifarò un'altra, lo prendo solo in quel posto. Detto ciò, vi ricordo che in questo bosco appare lui, il Pokémon che custode di tutto, il più grande. Ovviamente sto parlando di merda. Volevi che parlassi di Celebi? Che guaio, il mio capo sarà furioso. I Farfetch e Blasfemo, i merda che tagliano la legna per ricavare carbonella, sono fuggiti. Saresti capace di acciuffarli? Devi sapere che i merda hanno un udito sopraffino e appena sentono il rumore di un ramo che scricchiola, lo benedicono e lo fanno volteggiare come se fosse Gesù Cristo. Se in quel momento li si afferra da dietro, di sicuro potrebbero maledirti e ammazzarti di botte. Allora, credi di poterci riuscire? Certo. Ho un Mewtwo alle spalle, ma io vorrei catturare il Pokémon. Ti prego, fa che sia nero. Fa che sia nero. Fa che sia nero. 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 No to racism. Sì! Dai, sì. Sì, sì, è nero. È nero. È nero. È nero, dai, per forza è nero. Su. Su, 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 su. È nero, è nero, è nero. Va benissimo, va benissimo. Accetto l'offerta. Allora, calma, però. Io non ho effettivamente considerato che... Non ho la più pallida idea. Ok, Blur con acido non dovrebbe fargli male. No, se sei stronzo! Pensa a te, dobbiamo catturarlo subito. Oh, sì! Ok. Sinceramente, non me l'aspettavo nemmeno. Lui ha usato l'ultimo canto, quindi se non fosse riuscito a catturarlo in 3 turni si sarebbe suicidato. Invece l'ho preso, che culo. E mo come lo chiamo io però sto coso? Meowile. Una pianta, mangiù. Aspettate, ma... Oddio, come l'avevo chiamato? Suocera! Il ritorno... Raga, mi sta rifacendo la squadra dell'Elimination Nuzlocke, non ci credo! Suocera! Cioè, ho realizzato adesso! Suocera! Dov'è? Suocera! Incredibile, raga, veramente! Non lo so, non ho parole! Siamo passati da pianta carnivoro, ossia Sage, a coso carnivoro, ossia lui che ha come strumento MT36. Che sono gli anni ovviamente della suocera. E invece foglia magica. Sarebbe stato figo ad esempio insegnarlo a Sage. Nel frattempo, allora, visto che non abbiamo più interesse nel trovare Pokémon, utilizziamo il repellente, raga. Che culo che abbiamo trovato il Pokémon di colore nero. Veramente. Tra l'altro penso che quasi tutti i Pokémon abbiano più o meno una sorta di... Merda, si è accorto di te. Ha sentito lo scricchiolio dei rami e si è palesato a te con un miracolo. Ok, perfetto. Allora, in teoria se faccio il giro lo dovrei riuscire a prendere. Merda, vieni a me. Il bacio di Giuda, raga, l'abbiamo tradito. Questo sarà il titolo dell'episodio. Ho catturato merda e invece lol, volevate, l'ho solo trovato qua, ovviamente, no, non penso di essere così stronzo. Ok, perfetto. Sì, lo so che ce n'è un altro, tranquillo. Tra l'altro, in Pokémon Oro, sia non nel remake, in teoria questo bosco o era più piccolo, oppure se non sbaglio doveva esserci solo un merda, diciamo, da Baccabana.
La mia vita è molto effimera. Ok, mi manca tanto la Crazy Loca Nero 2 con i repellenti che si mettevano praticamente da soli. Quella sì che era una gran figata. Allora, calma. Oh, facciamolo scappare un attimo. In teoria, c'è un albero di notevoli dimensioni al quale non ho chiesto assolutamente di utilizzare bot in testa. Se io faccio così, ok, perfetto. Da piccolo, raga, questo era un inferno. Adesso è una boiata a luci. Porco! Gesù bambino. Ok, preso merda, perfetto. Catturato da dietro di soppiatto. Ok, va bene, devo cercare di impazzire di meno in questi video. Grazie, dammi la carbonella, figliolo. Dai che devo proseguire, devo fare la cattura anche a nord di sto bosco, raga. Ah, MN... io dovrei insegnare a qualche Pokémon taglio, effettivamente. Una cosa che io non ho considerato. Andiamo a farlo subito, che ci dobbiamo fare? Allora, no, dove era? Ok, perfetto. Perché sono spastico quando apro i vari menu? Allora, perfetto. Boh, lo insegno a suocera. Vorrei imparare, vediamo che mosse ha. Tra l'altro non l'ho guardato effettivamente. Raga, levo Ultimo Canto, che tanto è assurdo utilizzare Ultimo Canto in una challenge. Cioè, veramente da suicidio. Fatemi vedere abilità e tutto quanto nel frattempo. Polvo scudo, blocca effetti aggiuntivi dagli attacchi subiti. Questo, raga, è molto utile, secondo me. L'abilità ci può stare, questo qua potrebbe diventare un buon Pokémon. Per il prossimo episodio vedrò di farvelo trovare allenato. Proseguiamo perché, ragazzi, non abbiamo troppo tempo per arrivare a Fiordropoli. E infatti penso che non ci arriveremo. O faremo semplicemente... arriveremo... Sì, adesso arrivo con parole mie, lasciatemi il tempo di riflettere. Arriveremo all'uscita del bosco, faremo la cattura e poi il percorso lo faremo nel prossimo episodio. Altrimenti verrà fuori un video di 30 minuti, io già lo so. Allora, qui intorno dovrebbero esserci degli strumenti nascosti. Litz, t'ammazzo di botte, con Chinella nel frattempo. Quanto odio quelli che chiamano al telefono. E non mi ha ancora chiamato Gennaro Bullo, attenzione. Questa è una sorpresa vigorliera. Io non ho la più pallida idea di cosa sia. Sta di fatto che ricordo più o meno dove si trovano gli strumenti nascosti in sto gioco. Quello insegna botto in testa, raga, ma per ora direi che non mi serve. Grazie, repellente, che sei sempre molto, diciamo, attivo, ecco. Porco... No, io volevo... Ok, no, qua non c'è un cavolo. Qua dovrebbe esserci la Kimono Girl, esattamente. Adesso la doppieremo con una voce molto, molto giapponese. A parte di danza mi sono smallita. Nel bosco selvatico sola impaurita. Penso sia più cinese, però non è importante. Che accade dunque? Ti ricordi di me dunque? A Violapoli hai detto. Non ti inganna forse l'aspetto? Sai dove è l'uscita del bosco? Che ahimè io non conosco. Ovviamente che la so. Sì, è la tua lipota. Ma non hai ancora trovato l'usita. Nel bosco ben accota. Riuscirai a salvarmi? Sono sfinita. Sì, lo sto, sto sbagliando tutto. Però, raga, fa niente. Lasciala, like, porco. Vabbè. Allora. Oh, conosce lui Pecolso. Che Pokémon bravo ti viene in soccorso. Evviva, giovane allenatore, ti ringrazio con calore. Non penso di doppiarle sempre così le Kimono Girl, perché poi avranno anche, tra l'altro, la Kimono Girl che giustamente ti capita tutti i giorni che tu stai camminando nel bosco e poi un Mewtwo ti indica la strada per uscire, cioè cose che comunque io ho sempre vissuto da piccolo. Se volete un vlog in cui vi racconto quando Mewtwo mi accompagnò al cesso, fatelo pure. Ok, perfetto, qua non c'è nessuno strumento nascosto, sto andando un po' tentoni a caso. Siamo usciti dallo bosco, perfetto. Allora... ti odio. Oh, facciamo subito la cattura. Ora, io non ricordo se... perché in teoria dovrebbe esserci Cetra che rompe le palle per portarci la pensione. Ah, ma Pokémon nero! Sì, è nero. Sì, il pallino. Lui, sì, è nero, è nero, è nero. Direi che è nero, raga. A tutti gli effetti nero. Perfetto, ci è andata benissimo. Non buttarlo giù, non buttarlo giù. Ok, non diminuire la difesa. Sei uno stronzo, allora. Allora, stor di pugno, perfetto. Ho abbastanza poche. Però per questo qua la peso ball dovrebbe essere utile perché è un ciccione infame. Vediamo se ci entra. Uno. Un pugno ti tiro. Allora, andiamo a spammare Pokéball. Ho già capito come va a finire io, veramente. Sì, no. Che vita di merda. Ok, perfetto, ora dovresti essere abbastanza scarso, entraci, ti prego, sì, perfetto, preso Grumpig. Ragazzi, sono un Pokémon Master, io potrei fare molta cattiveria qua, però non lo farò. Lo chiamo, dai, lo chiamiamo Vegan, visto che ai vegani piacciono le cotolette. Allora, Vegan.
Non me ne vogliano i vegani, io non l'ho fatto apposta, ve lo giuro, non l'ho fatto apposta. È stata la prima cosa che ho pensato. Basta, io me le... mi sono fatto male. Mi sono fatto malissimo con le cuffie. Allora, fermi, mettiamo davanti Blur. Balzo un po' di allenatori, ragazzi, che mi affronterò fuori parte, tipo... lui? Tipo lui? Ok, facciamolo molto velocemente. Crowdant, dovresti morirci male con sporco lancio. Perfetto, molto easy. Ductrio, Ductrio, muori anche tu, grazie. È stato un piacere conoscerti, grazie per aver partecipato alla serie, figliolo. Gligar, madonna però, veramente c'hai tutti i Pokémon belli. C'hai, Pantano Bomba è cattivissimo. Proviamo uno sporco lancio su Gligar. E giustamente lui è di tipo, cos'è, terra, una roba del genere, sì. Acido, perfetto, giù anche lui. Livello 18 per Blur, ottimo così. Charmac. Ok, contro di lui mandiamo Wally, ragazzi, e utilizziamo Sbriciol Mano di arroganza proprio, ma bruttissima. Perfetto, livello 20 anche per Wally. Possiamo proseguire. Allora, attiviamo il repellente perché, come per il Bosco dei Lecci, ora che abbiamo fatto la nostra cattura, tra l'altro challenge superata a pieni voti, che non penso si dica, ma non è importante. Dimmi che non mi caghi il cazzo. Io questa parte me la balza tutta. Io non li leggo i dialoghi. Non li leggo i dialoghi. Perché dovrei leggere i dialoghi? Veloce. Molto interessante. Sì, la pensione Pokémon. Mai stato. Mai... sono solo 16 anni che io gioco a Pokémon. E ovviamente io non so cos'è la pensione. Perché sia mai, no? Allora, Creepy. Sì, ti picchio. Io vorrei tanto stuprarti. Però non posso farlo perché devo essere politically correct. Non posso certo prendere e cambiare la trama del gioco. Che poi mi mettono in gattabuia, hai risaputo. Poi chi lo ferma il Team Rocket? La cuffia. Hashtag cuffie ribelle nei... cuffie ribelli? Perché sì. Cuffie ribelli nei commenti. Forza con sto hashtag. Ok, perfetto, tu in teoria non dovresti affrontarmi. Facciamo che affronto lei per compassione e poi possiamo stoppare l'episodio. Siamo riusciti ad arrivare anche a Fiordropoli, ragazzi. Che figa, Beedrill. Ok, l'ultimo Pokémon di questo genere mi ha provocato abbastanza problemi. Beedrill, vediamo di non seguire il cattivo esempio del nostro amatissimo Butterfree. Ole, perfetto, vai giù, quasi. Vai giù adesso, doppio ago, mi sono rotto il cazzo, vaffanculo. Non l'ascolto più la musica, che nervoso. Perché mi devono cadere le cuffie? Sì, te lo do il numero, sì, sì, va bene. Comunque stavo dicendo, ragazzi, ora che non sento più l'audio non posso più fare commenti su quanto sono belle le host. Stavo già preoccuparmi chi cavolo mi stava dando fastidio in mezzo a Fiordropoli. Sta di fatto che gli allenatori che ho saltato li utilizzerò per allenare Suocera e Vegan. Io spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Io devo sempre ricordarmi come finiscono le mie intro. Mi raccomando, la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati. Le cuffie di merda che mi si attaccano al braccio come se volessero succhiarmi l'energia vitale. Rispondete alla domanda del giorno. E mi raccomando, non l'ho detto ancora quest'oggi, ma consigliate sempre delle altre challenge per i prossimi episodi. Inoltre vi invito a passare dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e in generale su ciò che accade a me nella giornata, perché se tipo muoio lo scrivo sui social, che poi se muoio... Va bene, detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.